amici del Museo dello Sport, buonasera, Armando ai microfoni, siamo all'incontro pugilistico che ha organizzato la Virtus, ha portato in piazza 12 incontri e questa sera avremo veramente da sbizzarrirci in quanto stanno susseguendo uno all'altro. Ora abbiamo un prossimo incontro, l'ottavo della serata, Cimmino Riccardo della Fit Gin Grosseto, un youth 64 kg, 3x3 contro uno youth pugilistica lucchese, Isenlari Edison. Anche qua Isenlari Edison della Lucchese pugilistica contro Cimmino Riccardo contro la Gym Grosseto. L'ottavo incontro della serata, un grande impegno anche per questi ragazzi che devono portare a termine questa performance. Ora vediamo la partenza e anche qua ci sarà la solita prima ripresa che mette sempre un conflitto per trovare l'avversario che uno deve combattere, perciò cercherà il punto debole. Prima ripresa, boxa bel colpo secco da parte del ragazzo Cimmino che trova subito Anselan e lo ha messo alle corde avendo preso di petto la situazione e imprimendo la sua volontà subito senza nemmeno batter ciglio, gli ha dato subito il suo ben servito e infatti è all'angolo ancora e continua Cimmino a battere sul ragazzo il suo avversario, colpo su colpo, lo ha preso 3-4 volte, molto brillante, una schermaglia, ma vediamo tanto generoso l'Anselan che non riesce a scapolare dai colpi di Cimmino, non ha nemmeno la volontà di uscire, un generoso forse rischia o sa di incassare e può incassare colpi a tutto spiano. Non è certo così che si può iniziare una ripresa, specialmente la prima, dove il Cimmino sta continuando a battere sul Anselan e Anselan sembra però che non abbia a che accusare. Certo, la sfuriata di Cimmino potrebbe anche essere contro di lui, in quanto dobbiamo affrontare ancora due riprese, se questo fosse risolutorio. Anselan è sempre sotto i colpi, cerca di ripararli fra i guantoni, però il Cimmino non è che lascia andare. Vedi,
Anselan della Lucchese controbatte, cerca di tenere, comunque un osso duro perché francamente accetta la bagarre, ma Cimino finisce la prima ripresa, una ripresa veramente turbinante. Abbiamo visto questo confronto così violento che ci lascia un po' perplessi nei confronti di Anselan, perché o sono colpi che non sente o c'è qualcosa che non riesce, o che è un buon incassatore. Vediamo, l'allenatore gli sta dicendo di stare più a bada e di uscire dalla pressione. Ora siamo alla seconda ripresa. Vari secondi. 13 dicembre. Siamo alla palestra di Vezzano Ligure. Seconda ripresa. Abbiamo ripreso qualche riunione, visto e considerato che è un po' che a Spezia non vedevamo questi incontri, e dato che abbiamo anche un bel nel nostro sito c'è un gran numero di incontri, e è un po' che non alimentiamo questi confronti perché la box ha dei problemi. Oggi tutte le palestre hanno un po' questi problemi, così anche la box risente della crisi generale, ma la box è un po' un passatempo, perciò un po' alla meno peggio si riesce ad avere qualcosa che... Anselan Edison sembra non aver avuto nessun confronto perché sta reagendo in maniera determinante. Mi sembra che il suo comportamento sul quadrato sia abbastanza libero e tranquillo. Adesso riesce addirittura a schivare i colpi, prima è stato sotto come sotto il martello. Deduciamo che vediamo Edison che a corta distanza riesce anche a entrare dal di sotto nella guardia di Cimino, che ha fatto la grande sfuriata nella prima ripresa, e ora sarà stanco e deve recuperare anche l'aria. Infatti lo vediamo in leggera sofferenza, perché quando si preme così le energie si rimane un po' poi in balia dell'avversario. Un colpo d'incontro potrebbe essere fatale. Vediamo Cimino che è abbastanza stanco. Sport Club Virtus alla ribalta alla palestra di Vezzano Ligure questa sera. Ancora ritorna in lizza, terza ripresa.
fuori i secondi, siamo all'ultima ripresa, vediamo quello che in realtà verrà fuori. Anselan Edison cerca di scappare, esce, si mette alle corde, si chiude dietro i guantoni, controbatte, ha un buon recupero, è un buon incassatore, questo sì, perché sotto una scaramuccia di colpi come quello che è stato portato nella prima ripresa mi sembra che abbia veramente una vitalità più incisiva di Cimino. Poi è un mio punto di vista, io rimango sempre un po' in disparte, vorrei che si vedesse solamente la l'incontro vedete i colpi come sono tutti sui guantoni e sui caschetti, non c'è una penetrazione nel bersaglio grosso dove si demolisce un avversario, oppure in colpo diretto che l'avversario può sentire di più. Comunque Edison dobbiamo dire che ha una buona tenuta, e dobbiamo dire che riesce a tenere questo confronto con grande capacità. No, è questo qua. No, è l'ottavo, è Cimino, questo è Cimino. Edison è Cimino. E termina così la terza ripresa. Ora vediamo terza ripresa in questo momento. Terza ripresa. Bene, anche questo incontro, che sarebbe il sesto incontro della serata, lo abbiamo terminato con un pareggio e adesso passiamo con Box Bocca d'Asse, Angelo Donato, il signor questo? Angelo Donato, questo? No, questo è Barik Toma. Te dove sei?